improvvisato. Ognuno di noi porta degli auricolari sui quali riceveremo delle comunicazioni singolarmente su quello che bisognerà fare. Quindi tutto quello che vedrete sarà pura fantasia di ogni singolo attore sul palco. Signore e signori, buon divertimento, godetevi lo spettacolo e se volete fateci pure un applauso di incoraggiamento. Sì. Rafael, Davide e Gianluca partecipano ad una riunione condominiale nel loro appartamento. Devono discutere di problemi comuni come la manutenzione, il rumore e le spese condominiali, ma le cose prendono una piega surreale a causa di strani avvenimenti. Signore e signori, questa è Buona la prima. Grazie. Ullala. Riunioni condominiali tutti i giorni le facevo, non mi ricordo. Sì, però ragazzi, qui bisogna parlare di tutti i problemi che ci sono in questo palazzo, eh. Allora, abbiamo intanto da capire tutte le spese, perché c'è da pagare la luce scala. Voi lasciate sempre la luce accesa e sono arrivati 320 euro. Io passo sempre dal balcone, passo, non le uso mai le scale. Sì, dal balcone. È stata mia figlia. Non le uso mai le scale. Poi c'è da pagare anche l'ascensore. No, non passo, fa per me. Passo sempre dal balcone, quindi non lo uso. Zero. Allora, senti una cosa, i tuoi problemi non è un problema mio, perché tutto è risolvibile, tutto, si può fare tutto, quindi qualsiasi cosa tu dici, io non so fare questo, io ti trovo la soluzione a tutto, ma anche per te, cioè, non è che, ci vuole un po' di fantasia. Per esempio, l'ascensore è guasto da un mese, cosa si fa? Cosa si fa? Le scale. No, che scale? Prendi la corda, la tiri fino al balcone, ti arrampichi e così fai allenamento fisico e in più ti tieni in forma. Non ci ho comunque te serve un pochino, eh? Cioè, a me serve un pochino, dai, giusto un pochino, sì, dai. Sì. Cioè, poi te voglio vedere ti arrampichi sulla corda. No, prego. Wow. Poi c'è anche da pagare la pulizia, cioè, voi non pulite niente, quindi se non pulite niente io devo chiamare un'impresa di pulizie, ma non è che chiamo un'impresa qualsiasi, ho bisogno di chiamare la migliore impresa delle pulizie. E quale migliore impresa delle pulizie se non le donne del Duca Amedeo? Costano care, lo so, però scusa, ne vale la scusa, pena. Scusa. Io c'ho il folletto che pulisce tutto. Sì, il folletto te lo devi tirare in testa, no? Il folletto. Ma che dici, Roberta, Ornella? Tutte no, quante. No, stupende. Ma meno male che ci vengano a pulire loro, dai. Sì, e poi parliamo di un'altra cosa, ragazzi. Vai, dimmi. Io non ce la faccio più con questo rumore. Rumore la notte. Che cos'è sto rumore la notte? Rumore la notte, io non ne faccio mai più. Colpa tua che tutte le notti ti svegli, fai le cose, fai come vuoi, sempre colpa mia. Cosa gli hanno dato, la taurina? No, ma c'ha ragione comunque, tu russi come un toro, cavolo. Un toro? Mannaggia, un toro è silenzioso confronto questo. Sembra un cinghiale della... Cioè, non ho capito, vi siete alleati tutti contro di me adesso? Contro di te, è colpa mia. Ma che c'ha questo? È colpa mia! No, aspetta, questo voglio vederlo. Questo è il Power Rangers, sto facendo... Dimmi qualcosa. Però qualcosa. Qualcosa lo dice qualcun altro. Sì, vabbè. Intanto. Qualcosa. Vabbè, chi lo sa. Che c'ha pure lui? Che è successo? Oh! Ma cos'è? Power Rangers? Power Rangers? Stiamo parlando di cose di condominio, i fatti. Vabbè, comunque, c'è da pagare 542 euro. No! 542 non li pago, mai. A posto siamo, questo combatte. Quanto facciamo? Diviso 3, diviso 4, diviso 5, quante famiglie dobbiamo coinvolgere? 5 no, posizione tartaruga. Che è successo? Non mi guardare. No, tutto ok, pensavo ci fosse un meteorite. Ah, un meteorite? Mi volevo riparare. Vabbè, ma se c'è un meteorite non c'è un problema, ci sono sempre soluzioni incredibili che uno può attuare. Per esempio, se c'è un meteorite, basta che tu metti le mani così, come fa lui, fai vedere, e il meteorite non ti prende più. Queste sono le soluzioni. Guarda, ci credo. Un ghepardo a tante notte! Non dirlo mai più. È andato via? Ma chi? Il ghepardo? Ah no, è che c'avevo la televisione su National Geographic, quindi. No, vai tranquillo, no, insomma, ste bollette, dai, ste bollette, vai. Bollette, 542 euro, dividiamo per quanti?
A me lo chiedi, a me, sempre io intanto, cioè c'è sto io, c'è stai te, c'è sto io, sempre io. 540 euro, ma stai scherzando? Stai scherzando, rap. Stai proprio scherzando, io qui c'ho bisogno un attimo di... Ecco, vedi, poi l'acqua, abbiamo problemi dell'acqua, lui beve senza mamma problemi, mia, come niente fosse. Basta! Quindi, che facciamo? Che facciamo? La crisi idrica, moriremo tutti. Andiamo via, scappiamo via tutti quanti. Dobbiamo andare via. Tutti. Dov'hai? Ma che sta a fa? Ah, non c'è la crisi idrica? Ho sbagliato? No. Senti, facciamo una cosa. Io ritorno, qua. Eh. Vieni un attimo qua, per favore, vieni un attimo qua. Io te lo dico veramente, cioè, dobbiamo fare questa cosa obbligatoriamente adesso, perché se no, te lo giuro, non riesco ad andare avanti nella vita. Cioè, è una cosa veramente più forte di me, dobbiamo trovare la soluzione a questa bolletta, ti prego. Dobbiamo risolverlo subito, ti prego, per favore. In quanti la dobbiamo pagare questa bolletta? In 3, in 4, in 5, dimmelo adesso, ti prego. Facciamo in 3, non lo so, siamo noi 3, la paghiamo in 3? Va tutto bene, passa tutto. Dai, aiutami a salire. La facciamo in 3, per favore. In 3. 1, okay. 2 e 3. Prendete subito i soldi, dobbiamo pagarla subito. Subito, prendete i soldi, ti prego. Ma non ce li ho. Non si può temporeggiare, non possiamo... Cioè, adesso mai più. Ma non ne ho di soldi io adesso. Devo andare al banco, ma ti posso fare un bonifico? Siamo rovinati! Cioè, veramente siamo rovinati, eh? Senti, 540 euro non sono tanti, ma non ti preoccupare. Tanto al massimo paga Carlo, giusto? No. Paga il direttore, no? Vai a chiedere i soldi a lui, però adesso, ti prego, non possiamo aspettare, è una cosa di vita o di morte, ti prego, dobbiamo pagarla adesso, subito. Sì, non chiamare un prete, per favore, che lui un prete. Ha un po' bisogno. Un prete? Raffaele, andrà tutto bene, non ti preoccupare. No, tu lo sai, io sono uno che ci tiene a fare le cose subito, perché non si sa mai come possono andare nella vita. Cioè... Volevi chiamare un prete? Io sono un prete in inverno. Sì, sei un don di un altro tipo tu, mi sa, però, eh? Cioè, vestito così mi sembri... Io non capisco queste accuse nei miei confronti. Un don, che c'entra un don? Io sono un don in inverno, c'ho freddo. È un problema, si mette il maglione. È un problema tutto. Per lui è un problema tutto. Posizione di difesa. Beh, ragazzi, a me sembra che qui le cose prendano una piega un po' strana, eh? Perché attenzione! Ah! Un'aquila! Ah, no. Mi sto parlando, mi sono preso paura. C'era... No, ecco, ho visto... In realtà ero un lampadario, scusa. Tranquillo. Però tu non puoi farmi spaventare così. Lo so. Mi dispiace. Ogni tanto, sai, c'ho questi attacchi d'ansia, io... Ma... Inizio a vedere cose, non lo so. Sì, però possiamo vedere anche questa bolletta che è da pagare? E vediamo sta bolletta. Allora, abbiamo detto, sono 540 euro, diviso 3. Quanto fa? Diviso 3, allora. Il 3 nel 5... Non ci sta. Ci entra, una volta. Una volta. E quindi 3 per 1, 3. Rimane 2... 24, ci sta 8, 0 e il 2, il 3 nel 2 non ci entra, quindi non... 18 euro a testa. 540 euro diviso 3 fa 18 euro a testa. Così mi è venuto il calcolo. Però mica a fare, facciamo così, guarda, ti do 18 euro, lui te ne dà 18, il resto lo metti tu, va bene? Io c'ho sto problema, no? Cioè, a me dà un fastidio le dita delle mani. Cioè, facciamo sta regola, da adesso non usiamo più le dita delle mani. Scrivi un po'. Scrivi. Come scrivo senza usare le dita delle mani? Non lo so, no, sempre questi problemi, il condominio... Aspetta, fammi un po' vedere come fai tu. Come faresti tu senza dita delle mani? Tu dimmi che gli hanno accettato la 104, perché sennò non mi spiego il problema. Le dita. Oh, ma se mi fanno impazzire. Da adesso non si usano le dita delle mani non mi piacciono. Ma che faccio? Me le taglio? No, le chiudi. Così? All'occorrenza giusto uno. Giusto uno, uso questo qua, il pollice, uno. Va bene? Posso usare il pollice? Così. Va bene? No, quello no, perché è opponibile. No. No. Così va bene? Al no. Mio segnale. Scatenate l'infermo. Sì, che siamo nel film di cos'è? Spartaco. L'infermo? No, non ho capito. L'infermo, mi devo fermare. Ma c'è, ragazzi, mica. Boh, ma
Alla fine me li date sti soldi per sta bolletta oppure dobbiamo rimanere qui bloccati? Francamente me ne infischio. Ah, ma l'ha già dato il via. Il via cosa? No, all'infermo. Dov'è? Oh, oh, madonna, che dabra! Ma che è Harry Potter? Il signore oscuro? Mi ha fatto paura. Me li prendi i soldi, per favore? Ti prego, io non posso andare avanti se non paghiamo la bolletta. Che ti feci? Buonasera. Io per meritarmi una tale mancanza del rispetto. Tu vieni qui da me oggi e mi chiedi i soldi per la bolletta. Che ti feci? Che ti devo chiedere? Ti feci. Cavolo, corpo di mille balene, come faremo? A posto, senti, sì. Io dovrei avere dei soldi qua. Oh, vediamo un attimo. Vediamo un po' se ne ho di soldi. No, non ne ho, mi dispiace. I'm so sorry. No money, no party. Io non sto capendo. No. Cioè, gli è salita così de botto. Davide, ti prego. Vieni qua, dammi una mano. Dimmi. Dammi una mano. Tu lo sai che ognuno di noi ha una doppia personalità. Condominio. E io c'ho la mia. Mi sento molto femmina. Sono la tua femmina. Ti amo tantissimo, Davide. Ti prego, aiutami tu a pagare questa bolletta. Ti lavo, ti stiro tutto quanto. Farò tutto quello che c'è bisogno di fare. Ha detto proprio tutto, eh? Tutto. Che vuoi? Che schifo, no? Ma che stai... Raffa, ti senti bene? Sì, ti senti bene o ti senti un condominio? Non ho capito. Sto benissimo. Cioè, qui dobbiamo risolvere dei problemi. Abbiamo detto dobbiamo pagare la bolletta, ci sono delle spese da pagare. Tu arrivi adesso e tra l'altro mi fai questi discorsi. Ma come stai? Sì, Davide, tu lo sai, io ti voglio molto bene. Ti voglio molto bene. A te ti vuole bene. Io me la guardo da qua. No, ma è quando... sento quella parola lì, mi succede qualcosa. Quale parola? Non lo so. Ma stai bene? Io adesso sto bene. Cioè... No, perché cioè noi adesso dobbiamo parlare del condominio, delle bollette. Mannaggia. Oh. Oh, oh. A posto? Bollette? Adesso mi è tutto chiaro. Bollette dobbiamo pagare. Condominio? No, gli stare proprio così. No, ma ho capito. No. Ah. Ok, ma sai che condominio? Ah. Aspetta. No. Condominio. No. Condominio. Ragazzi, per favore, non fatemi fare quello che mi piace fare. Ah. Condominio. Ma sei sicuro che sia legale? Devo fare la ceretta. Ma sei sicuro che sia legale? Dai, dammi qua. Poi forse non ho capito la parola. Ok. Mamma mia, ragazzi. Mi sono depilata. Senti, vabbè, lasciamo stare. Lasciamo stare sti stereotipi perché non servono a niente. Senti, dobbiamo finire questa riunione qua. Tu l'hai voluta. No, aspetta, ma sei sicuro che sia legale? Cosa? Ma ne so io. La mutua, i conti, la signora sul balcone. Quale signora sul balcone, scusami? Non lo so, te ne sei sicuro che sia legale? Tu sei sicuro non che lo sia so, normale? Mi guardano tutti così storto, perché sono sempre io quello diverso che fa cose così, boh. Sei sicuro che sia legale? Ma fino a prova contraria, scrivere le spese condominiali non è una cosa impossibile da fare, eh? Ma se lo fai in nero no. Vabbè. Allora, il conto veniva a 18 euro a persona. Ti corrisponde? Che c'ha quello di nuovo? Che succede, Davide? Cos'è? Vada retro, Satana! Ti prego, digli condominio. Niente. Le pagheremo tutte le bollette. Sì. Ma sei sicuro che sia legale? Sì, a posto questo. No. E mi piace. Non so da che lato andà. Mi metto seduto un attimo. Davide, tutto bene? Davide,
Sì, sì. Sta benissimo. Sta benissimo. Ha messo qualcosa nei pantaloni, non so cosa sia. Oh, ragazzi, ma quindi andiamo avanti con questa riunione, sì o no? Dai. Ha cambiato. Soffre di doppia personalità. Andiamo avanti con la riunione. Dai, su, per favore. Ma la doppia personalità poi è legale? Allora, sono 18 euro a testa, abbiamo detto. A testa. Oh! Andiamo avanti con la riunione, per favore. Davide, dai. Andiamo avanti con la riunione. Davide, ho detto 18 euro a testa. Davide, cos'è quella? Niente. Come niente? Ma Davide, sei sicuro Davide, che sia legale? Davide, Davide c'è una pistola. Niente, niente. Davide, c'hai una pistola. Ma no, non è vero. Come non è vero? Ma non è vero. Guardala. Guardala. Oh! Ah no. Allora m'arrendo. Ora cosa dici? Cosa dici? Allora m'arrendo. Cosa dici? Con lui m'arrendo. Difendimi tu che sei bello grosso. A parte che non sto sbagliato. Come fa lui? Arg fa. Arg. Condominio. No. Ma sei sicuro che... Tutto, no, va tutto bene, andrà tutto benissimo. Lascialo stare! Lascialo stare o ti attacco! Andrà tutto Guarda bene. Che è cattivissimo, lascialo stare! Oh ragazzi, ma che fai con questo? Questo ma è un che fai tu con madre. Quella? Dai su, lascialo stare. Raffa, che succede? Allora... Hanno tolto la corrente. No. Vedi, per il condominio, è colpa del condominio, Non paghiamo le bollette. Niente. È normale, no? Cioè, poi è normale, veramente. Io inizio a fumare. Mi rilasso un pochino. Ma sei sicuro che sia legale? Oh, basta. Ma mi spieghi sta cosa del... Che fa questo? Cos'è? Gira la ruota? Era un elettrodomestico. Ah. Passaparola. Passaparola. Rifallo? Rifallo. Una lavatrice con dei problemi. Ma i problemi ce l'avete voi qua. Quello è vero, però la lavatrice ci assomiglia. Senti, lasciatemi perdere, io non ho voglia di parlare con voi. Basta. Adesso fa il permaloso, comunque, no? Perché è sempre colpa nostra. Comunque, ragazzi, cioè, è incredibile. Questa cosa delle bollette sta facendo perdere la testa a tutti. Fortuna che io l'ho ritrovata. Sarà triste, lo so, scusate. Ma non l'ho fatta apposta, era lì apposta. Cioè, era lì. Ma cosa? La testa. Ah, la pistola invece? Che me dici? Vabbè, quindi, ragazzi, troviamo un punto alla situazione, per favore. Ma devo diventare cattiva. Allora, venite qua. Dai, qua, forza. Se bisogna fare le imitazioni degli elettrodomestici, fammi vedere che elettrodomestico sai fare. Fammi la lavatrice. Signore e signori, vendiamo la lavatrice. Nuovo modello chiamato Davidino, solo 699 euro. Tu invece fammi l'asse da stiro. Te ne posso fare un altro io? Fai quello che vuoi. Ti piace? Cosa sarebbe? Il folletto. Io Maria esco, ciao Maria, io esco, veramente, cioè, non ci riesco. Quindi, e vedi, continua ad andar via la luce. Sta tuonando. Tosta ragazzi, Bisogna prendere le torce, dove le ho messo? Prendi un po' le precauzioni qua. Ho perso le torce, non ci vediamo nulla. Io non ci vedo niente. Non trovo le torce. Le trovi tu? Dov'è? Non vedo nulla. Non si accende. Ma rotta. Non è una torcia, cretino! Dove sta? Oh. Le trovate? No. Forse una l'ho trovata. Oh, han bussato. Avanti. Buonasera. Oh. Buonasera. Buonasera. Che è, riunione di condominio? Noi siamo le inquiline. Ah, vedi, oh. Prego, 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 prego. Prego. Accomoda, tu non dovevi andare via, no? No?
Oh, ok, prego, no. Prego, da questa parte, accomodatevi. Ciao, ciao. Siete qua? Sì, 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 prendete pure il posto dove volete. Io metto qua così guardo bene. Prego, si accomodi. Stavamo parlando proprio della situazione del condominio, che ci sono tante cose da pagare e c'è da pagare 18 euro a testa. Pagare? 18 euro. Comunque 18 io euro. Non me la sento di continuare, io me ne devo andare subito e immediatamente, sono fermo nelle mie decisioni e me ne vado. Ciao! No, beh, ragazzi, qua comunque... Voglio la stessa roba che prende lui. Non è sempre così, a volte è anche peggio. Ah. Vabbè, quindi, insomma, di che dobbiamo parlare qua? Dai, forza! Allora, abbiamo da pagare 542 euro e a questo punto non siamo più in tre. Siamo in sei. Scusate, io ho dimenticato una cosa. Che cosa? Arrivo, a casa, un secondo. Che ha dimenticato? Ma dove va? Ma che... Che so. Ma lei vive con voi? Sì, sì, siamo... Siete nell'appartamento qui di fianco? Sì, sì, ah, sì, okay. Proprio qua a fianco. Ma da poco siete arrivati, no? Non vi ho mai visto. Ma in realtà siamo qua da prima di voi. Come prima di noi? Vabbè, io abito qua da 10 anni. Noi da 15. Il palazzo è stato costruito 12 anni fa? E loro abitavano nelle fondamenta, capito? No, ma perché noi abitiamo nel camerino che era rimasto? Il camerino? Sì, eccomi. Sì, sì. Oh, la nostra salvezza. Ah. Beh, ragazzi, ci ho pensato dopo, capito? Vabbè, giustamente, andata via la luce, che fai? Non... Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Tanti auguri a Raffaello, tanti auguri a te. Però scusate, ma c'è un piccolo problema. Che problema? Oggi non è il mio compleanno. Come no? No. Cioè, ne abbiamo fatto andare via la luce per... Ah, era tutto organizzato per me? No, in realtà no. Ah, infatti, sembra... Vabbè, rifacciamolo. Dai, un'altra volta, sì. Anche per l'anno prossimo? Tanti auguri a te, tanti auguri a te, a te, tanti auguri, ah, a lei, ad Alice, tanti auguri a te. Quanti anni sono? Non si chiede. La cortesia qua. Non lo so. Comunque, sarebbero 18 euro a testa secondo i miei calcoli matematici. Il totale è? 542 euro. 18 euro a testa. Sì. 18? Così viene il calcolo, l'ho fatto ma più volte. Ma te risulta? Scusa, sono 500? 42 euro. E siamo? È in 6. Scusate, questo era in 3. In 6 viene 9 euro a testa. Senti, ma fai la moltiplicazione un attimo. Tanti auguri a me, tanti auguri a te, tanti auguri a Alice, tanti auguri a te. Ermi, ma non lo sapete che con le candele attirate i nargilli? I? I nargilli! Che sono i nargilli? Ti riempiono la testa di... cose! Scodelle, guarda, ti fanno la testa a scodella e a treccia, sono pericolosissimi. I narcilli? I narcilli. Ma i narcilli per caso ti hanno pure mangiato il cervello? Vedete? Che cosa? Lì c'è un drago. Dove? È un uovo di drago. Ma guarda, si alza e va. Guarda, sono uova di drago. Queste sono uova di drago? Uova di drago. Ma devi stare attenta perché se arriva la mamma... Ah! Arriva qua. Ah! La mamma qua. Ah! Arriva la mamma qua. Shhh, non c'è tempo. Per fare cosa? Shhh. Ma quello è il magnesio e potassio, se lo sniffa? Altro che riunione di condominio qua. Vedete questi? Cosa sono? Piante. Li vedete? Sì, sono piante. No. E che sono? Queste sono suole di centauro. A posto.
Davidino l'abbiamo perso. Dovete quando c'è da pagare attenti. Non capisce più niente. Il centauro è intelligente. Ma non come te sicuramente. Lui vede gli astri, li legge, interpreta. Vai più avanti. Stare non qua! Via. Il centauro. Più avanti. Ci sono portali ovunque. Ci sono? Portali. Portali? Quello viene dei narcilli, questi sono i portali. Tu cosa vedi? Siediti. No, io niente. Vedi niente? No. Ah, posto, questo non vede niente. Via dai muri. Giù. E ci sono le cose di centauro? No, giù. Sì. Ma il portale dove ti porta? Boh. E perché non lo prendi così te ne vai? No, vabbè. Possiamo continuare questa riunione? Sì. Oh, finalmente. Ok. Allora, sono 9 euro a testa, potete prendere questo. Oddio. Ho visto un riflesso. Un dissennatore! Ah no, sei tu. Sono io. Scusa. Davide, ma tutto bene? Sì. No, perché ogni volta che c'è da pagare fai tutta queste storie qua. No, ma... No. 10 galeoni. Galeoni. Io volevo euro, non galeoni. Quindi, dicevamo? Dicevamo, sarebbero 9 euro a testa. Potete darmi queste 9 euro, per favore? Tanti auguri a me. La faccio più. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. A chi? Tanti auguri a te. Bene. Però c'è l'usanza che si dovrebbe spezzare la candelina. No. L'anno è il suo. Che c'è? Pure quest'altra, no. Che c'è? Mettiamo un attimino a posto. Ma... Non sa mai. Come ci si siede? Ti metti la sedia. Ti metti davanti alla sedia. Ah, così? Ho capito. Che ha chiesto? Non so. Così? No. La sedia va messa a terra. A terra la sedia. La sedia va messa qua, guarda, così. Guarda qua. Poi tu ti metti qua davanti, poi ti metti davanti, pieghi le ginocchia, così, e poi... Ah, e ti lascio andare dietro. Puoi anche alzare i piedi per sederti. Così? Non vicino. Buonanotte. Puoi chiamare un esorcista, per favore? Tra questo che fa il compleanno, questo vede i portali, questo si siede al contrario. Cioè, Cerbero! Qua. Questo è Cerbero. Ma io sono comoda. Sei comoda? Sì. Ah, meno male. Via dai muri. È vero, i muri no, c'hai ragione, sennò questa poi mi uccide. Non c'è qualche portale per buttarci dentro lei? Lì c'è un portale? Tutto sui muri. Prendiamola. No, tutto no, bene? No. Ma questa arriva in casa dell'altri, capito? Se si siede come gli pare. Comoda? Sì. Beh, meno male, dai. Oh, senti, ma qui che dobbiamo arrivare al punto, per favore, dai, su. Senti, chiudiamo sta riunione perché io... Basta, mi sono rotto le scatole, dai. Quindi erano 18, quando eravamo in 3. Adesso siamo in 6. Senti, mi hai rotto le scatole, quanto cavolo parli, mannaggia, non ti capisce niente. Vabbè, manco a fa così però, Rafael. Dobbiamo sopravvivere in qualche modo. Ho capito come bisogna fare. Se non avete più soldi per campare, inizieremo a mangiare i vermi. Questi sono buonissimi. Con questi puoi campare altre 2 settimane senza problemi e non hai bisogno neanche di cucinarli. Guarda. Tu di problemi ne hai tanti. Buonissimi. Ma tu prova. Cioè, se tu non hai più cibo, come fai a sopravvivere? L'unico modo nella foresta per sopravvivere è guardare cosa c'è intorno e nutrirti di quello che la natura ti offre. La foresta, siamo a Martinsicuro, Raffaella, cioè mica siamo in Cambogia veramente. Ma un giorno ti ritroverai in mezzo alla foresta e dovrai saper sopravvivere come sto facendo io in questo momento. Vabbè. Ma non era l'unico sano questo? Comunque io ve lo dico, se vedrete passare un serpente non dovete aver paura, dovete riuscire a catturarlo. Per catturare un serpente serve una lancia. Una volta che il serpente passa,
Voi vi avvicinate lentamente e poi lo colpite e l'avete preso. Poi bisogna scuoiarlo. Lo scuoiate tutto e poi... Innamorate mie Gigino bella, senza pendente nuvo domo della. Senza se fresche tu ste prepotente, dovranno moia meno malamente. Che succede? Che mi guardate tutti? Non lo so, Davide, hai... No, Tutto bene? Tutto a posto, tutto a posto. Tutto bene? Io sì. Tu... Ciao Davide, piacere. Tutto bene? Venite a casa mia, poi non vi presentate nemmeno. Questo è il mio, però. No, Davide, quella non è acqua buona. Bisogna bere quella del ruscello. Scaldarla leggermente con un pentolino, farla filtrare e poi riuscirai a bere per altri 3 giorni. Andiamo senza pagare, come quei calciatori di Serie A. Entra tutto un locale, beve, e vedendo nessuno ci toccherà. Come crimine, Enzo Napoli! Senza regole, Sì, buonanotte. E come le ragazze con i grilletto. No, questa... facile, Perché? Che ti hanno fatto le sedie? Come quei calciatori di Serie A. Tutto a te. Guarda tutto il locale. Tutto a te. Ma perché, scusami, perché? È verticale. Tiè, questo pure, guarda. Sì. Ai sto rispondo la palude per cercare gli animali. Dove sono gli alligatori? Ma dove sono gli alligatori? Cioè, una sedia in piedi la puoi lasciare, almeno mi siedo io? Per cercare gli animali. Ma dove sono gli alligatori? Dove sono gli alligatori? Aspetta. Vattene giù. Come? Guarda che non lo alzi più se cade quello. Lo so che l'altezza è più o meno la stessa, però almeno non sei in verticale. Posso alzarmi? No. Ma perché è tutto in verticale? Ma è tutto in verticale. Aspetta. Fai una cosa. Sdraiati anche tu. Ecco, adesso è tutto in orizzontale, vedi? Guarda. Vedi? Dipende dalle prospettive, no? Mannaggia. No. Esci da questo corpo! Esci da questo corpo! Ed entra in me! Entra in me! Da dove? Siediti. Esci da questo corpo! Esci da questo corpo! Esci! Esci per sempre! Ho capito, cioè, da dove passo? Da dove? È un affare che non puoi rifiutare. Esci da questo corpo ed entra in me! Entra in me! Veramente non posso proprio rifiutarmi, proprio... No. Oddio, sono diventati due. Aiuto. Esci da questo corpo anche tu! Cos'è? Lo sento abbraccia tutti? Già ragazzi, adesso veramente iniziamo. Perché hai alzato una sedia? Come? Perché l'hai alzata? Non lo so, cioè mica posso sedermi così. Esci da questo corpo! Ma no, dai, scusa, tu entri a casa mia e mi metti tutto quanto a sto quadro, ma scusami, Ma devi stare per forza abbracciato con me? Così, per forza. Aspetta, mettiamoci seduti. Aspetta che ti rialzo la sedia. No. Aspetta, mi siedo io, lei problema suo. Ah. Oh, beh. Sto comodo. Beh, Rafael, si vede che ti sei lavato oggi, Ti sta attaccato. Stavo a picci... Ah, dici un po'. Mica tanto. Oh, ma qua tu... Dai, insomma, mettiamo un pochino a posto qua. Questa ha messo tutto quanto a terra. Abbiamo una coinquilina molto affettuosa. Ti aiuto. Dammi una mano, dai. Vedi, almeno ce n'è una normale qua dentro. È tutto di presto, venore. Calma, ma che è successo? Che ha fatto? Che è successo? Che succede? Ehi! Oh. Ah no, si era buggato un attimo. Ma perché? Attenti alle uova di drago qua, che sennò... Davide, cioè, ma io posso andare avanti così? Prova ad andare avanti. Vediamo. Niente, è attaccato. Vabbè,
Così, ma l'impepata di cozze quando l'hai ordinata, scusa? No, ma soprattutto lei lo sa che io soffro di meteorismo? Secondo me sì. Lo sa? No, perché sta molto attaccata, capito? Potrebbe diventare bionda di botto. Tra poco se ne accorgerà, secondo me. Anche perché se piano piano stringe... se la vediamo diventare azzurrina in faccia, secondo me vuol dire che ha capito. Hai capito? Ha capito. Ma non parla più neanche. Ce l'hai la parola? Chiamo SS mutismo? No? Ma vuoi abbracciare me? È solo me, sei fissato solo con me. È perché sei morbido, secondo me. Ma guarda me che ci passiamo... Oddio di no. E si è buggata di nuovo. Ma che ha fatto? Oh, non ho capito, Alice. Ragazzi, ma che sta succedendo. Alice! Ecco, si è risvegliata. Cioè, questa non mi mollo un secondo. Si è ripresa? A posto? E se per caso adesso il mondo io mi sposto un è po' ripartito più in zona Napoli. E sono un cuore vagabondo che di regole non ne va. Ma la mia vita è una roulette, i miei numeri tu li sai. Il mio corpo è una moquette dove tu ti addormenterai. Ma dobbiamo andare. Enzo Napoli, hai finito? Hai finito? Oh. O vuoi fare il concerto? Io speravo cadesse quando... ma non è a timer. Dobbiamo andare. Non va a tempo. No, no, lei ogni tanto dobbiamo così... Andare. Come no, dobbiamo andare? Dobbiamo andare. Ma non abbiamo ancora fatto i conti, sì, come sì, dobbiamo andare? Dobbiamo andare. Sì, dovete andare. Dobbiamo andare. Sì, devi andare, mi dispiace. Andate. Sì. Verso l'orizzonte. Però, si è staccata, piano, attenzione. Si è staccata. Però piano andiamo. Come piano piano? Vabbè, sì, anche più. Davide. Ma fanno tutti uso dello stesso spacciatore? Ciao. Ciao conquiline. Salutate Aziz. Mi raccomando, non andate troppo veloce. Ditegli di passare anche da noi. Ma chi è? È lo spacciatore, no? Ah. Si chiamano Aziz, di dove so io. Mettiamo un attimo a posto che qua non si capisce niente tra esorcismi. Vabbè, senti, robe ma tu hai versato sto chinotto, no? Ma a me non piace nemmeno, loro non lo bevono. Me lo bevo io. È schifo, mamma mia. Vabbè, dai. Comunque, mettiamo un attimo a posto. Quella è arrivata, ha messo tutto quanto sotto sopra. Vabbè, metto a posto intanto io. T'a a posto, Davide? Hai sistemato tutto? Ok. Sì. Allora, comunque, secondo me 9 euro è un po' poco. Che dici? Vabbè, senti, io ho un certo languorino. Languorino? Ti sì, faccio qualcosa? No, vorrei ordinare qualcosa, sai, ordino un... Abbiamo plum cake. No, qualcosa di salato, non mi va. Di salato, tieni, basilico? No, senti, mi ordino una pizza, tu la vuoi una pizza? Sì, dai, una pizza pure per me. Vabbè, senti, mo c'ho il telefono. Beh. Le bibite ce le abbiamo, Fatto vedere il nuovo telefono modernissimo. Vabbè, senti, io chiamo la pizzeria, vabbè. Occhio, quando chiami, occhio se ti dovesse tagliare i capelli. Va bene. Pronto. Sei una linea erotica? Vorrei due pizze. Cosa hai chiamato? L'166 e conto fino a 6? Con la salsiccia. Le patatine. Sì. Davide! Davide! No, non ho fette. No. Pago in natura. Alla consegna. È una cosa veloce però. Oh, fa in fretta. Sì, tanto più di un minuto non dura. Oh, sì. Fammele consegnare da Romeo. Da chi? Romeo. Va bene, grazie, ciao. A dopo, ciao. Hai detto che ce le portano adesso le pizze. Ma sono pizze fatte con tanto amore? Eh?
Pizze fatte con amore? Sì, si chiama pizza e calzoni. Il... Però hanno sbagliato l'insegna. L'ho capita adesso. Io non l'ho capita, pensato. Vabbè, senti, quindi, allora, dovevamo prima pagarle in 3, poi dobbiamo pagarle in 6, poi dobbiamo, esatto, è proprio questo che intendevo. Poi dobbiamo pagarle in, mo dobbiamo pagarle in 2, cioè, dobbiamo pagarle io e te alla fine. Le pizze? No, le bollette. La bolletta in 2? No, dai. Va bene, è 542 euro, diviso 2 viene 500 tu, 42 euro io. Avanti! Adesso saranno le pizze queste, vado a vedere. Che si aprono da soli. Oh, ma sempre da tu? Te? Ciao, sì, ciao. Ma da quando lavori in pizzeria anche tu? Da mo. Sei di pizzeria, pizza e calzoni? Scommetto da 15 cosa? Anni. Sei di pizza e calzoni? Cosa? Sì, cosa? Buonanotte. Sì, pizza e calzoni? Però senza la L. Sì. È quella con l'insegna sbagliata, capito? Perché la pizza? Io gli ho detto, fammi mandare Romeo. Tu sei Romeo? Sì. Ma da quanto ti chiami Romeo? Dalla nascita? Se si prima Romeo, ti chiamavi Romeo. Se si chiama Romeo da prima è un problema. No, no. Senti, ma vabbè. Ma io la volevo con la salsiccia. No. Non c'è la salsiccia. Io non ho capito se lei è tipo parla monosillabi o se è solo pugliese, cioè. Ma tu ti immagini prendevamo più pizze? Che so, ne prendevamo 9. Pure ne prendevamo 6. 9? 9? 9. No, queste sono 6. 6. Ah, sono 6. Sì, ma io non ho soldi. Senti, gli dici a Raul che poi gliele pago le pizze? Pago dopo. Eh? Io pagare dopo. Ok. Ok, a posto. 6 però. 6. 6. 6. Ma a testa o 6 tutte e due? A testa, sì. Quindi 6 e 6. 12. 6. Ma tu non sei proprio italiana, italiana, vero? Non no, sei italiana. Sono pugliese. Ah, pugliese? Sì. Ok. Vabbè. Senti, ma questa come si chiama? È un'oca o un'uca? Un'oca. 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 Sono 6. 6. 6. Ci abbiamo manco un coltello. No, no, no. Aspetta, capito? Ripeti. Ho detto. Buona. Houston, abbiamo un problema tra i tanti, abbiamo un problema. Ma come parli? Io parlo bene, perché non ti arriva il segnale? No. Forse mi prende poco il wifi. C'ho la connessione lenta. Senti, tu di lento c'hai qualcos'altro comunque, quello che hai in testa lì. Ma non riesco a tagliarla con le mani. Vabbè, mangio solo. Vabbè, ma che sta a fare? Vuoi mangiare anche tu? Pure lei non c'è la connessione. Ma voi parlate la stessa lingua proprio. No, parliamo la stessa rete. No, per connessione. Vabbè, senti, io ti ho detto i soldi non ce li ho. Qui tu sei tornata per i soldi, immagino, no? Sì. I soldi non ce li ho. Senti, che ti posso dare? Ti posso... Questo? Eh? Carino, eh? Oh, questo qua te lo rivendi, fai botto di soldi, eh? Non li fanno più così. Adesso sono soltanto Nino Nino, adesso fanno popi popi. Carino questo qua, eh? Lo vuoi? Dimmi che lo vuoi, ti prego. Dimmi che lo vuoi. No! No, non lo vuoi. Vabbè, niente, non lo vuoi. Che so, ti posso dare un po' di ceci? Questi... No, mais. Questo lo metti sulla pizza, eh? Ti dico una pizza come non mais. No! Sì. Bruttissima. No! Sì, invece sì, eh. Oh, ti offro un uovo di drago, eh. No, grazie! Sì, sì, grazie mille, sì. Grazie, sì, mille, guarda. Grazie. Oh, faccio vedere, guarda, gli occhialetti di Wonka. Grazie mille, veramente, vabbè. grazie. Ma dove va? Grazie mille. Ma mille. Siamo sicuri che non ha chiamato quando ho chiamato il TSO per... Grazie mille. Abbiamo pagato la psichiatria, grazie. Abbiamo chiamato. Secondo me lei è la sorella di Grazie Graziella. Senti, guarda, aspetta. Grazie. Prova a metterti gli occhiali, grazie. Magari ci vedi un pochino meglio. Grazie mille. Grazie mille. Oddio, grazie mille.
Grazie. Senti, ti posso pagare in plum cake per la pizza? No. Grazie mille, grazie. Prego, grazie. Prego, sì, sì, prego, prego. Grazie mille, grazie. Grazie pure. Mille. Grazie. Aspetta, aspetta, aspetta. Grazie. Oddio. Vieni qua, amico. Guarda, mille. Non ha ringraziato lei, eh. Cioè, lei, è lei che paga tutto, eh. Grazie ancora, grazie. Grazie mille. Aspetta, vedi un po' se sulla Bibbia c'è qualcosa, grazie. Di... Grazie. La porta! Vabbè, vai, chiudi tu, chiudi tu. Chiudi tutto, qua, vai. Possiamo mangiare sta pizza? Ce la mangeremo, che ne so. Io ho provato a pagarla questa, ma non voleva niente. Neanche l'uova di drago ha voluto. Puoi stare un attimo zitto, che mi dai fastidio. Oh, comunque non è male sta pizza, eh? È buona. È veramente buona, oh. È qualcosa di incredibile. La pizza, dai, normale. Mi ha dato il potere della supervista. Riesco a vedere attraverso i cubi. Riesco a vedere attraverso la tua testa. E non c'è niente dentro, eh. Ti è finito il potere. Mangi un'altra fetta. Vabbè, sono sicuro, eh. La super forza. Riesco ad alzare tutto. Cioè, io mai avrei alzato un tavolo così. Capite che roba? Potrei alzare anche il frigorifero. Però non lo alzo, eh. Bisogna di mangiarla tutta per alzarlo. Ah. Ho capito il nome, ma va bene. Ma te l'ho mai detto che ho vinto il sorriso più bello nella Gazzetta del Profeta a Hogwarts? A Hogwarts. Io sono Fulgur Bramearis. Chi? Fulgur Bramearis. Eh? Tre volte campione del sorriso più bello della Gazzetta del Profeta. Applauso. Ammazza, oh. No, ma effettivamente io ti guardavo sorridere, dicevo, ammazza che bel ragazzo. La chioma più folta del settimanale delle streghe. Bastati un attimo. Beh, del resto... Bastati un attimo. Le donne si inchinano a me. Ma così folta non è, però, vabbè. Oh, dettagli, dai. Ti piace illuderti? Il sorriso più bello, perché sono Fulgur Bramearis. Tre volte campione indiscusso del sorriso più sbagliante del settimanale delle streghe. Oh, state zitto, per favore. Vabbè, oh. Oh, beh, buona sorte. Fulgur Bramearis. Campione di manicure, mano più bella del distretto di Hogsmeade. Oh, piano. Facci piano. Questa cosa qui ha una potenza assurda. Riesci a farmi aprire tutto. Posso aprire tutto con questo, lo capisci? Guarda, ho aperto il cubo. Guarda. Ho aperto la lattina! Vabbè, era già aperta comunque. Ma che aperta? Lo dici tu che era già aperta? Era chiusa. Guarda, ti faccio vedere una cosa. Aperto! Aspetta, aspetta! Vai, vai, vai! Prova, prova! Vai! Ta! Aperta! Mamma mia, oh, che potenza, incredibile! Sei fortissimo, sei, eh! Sai chi mi ricordi? Fulgur Bramearis, tre volte campione del sorriso più bello della Gazzetta del Profeta. No? Stregone. Aperta anche questa bottiglia, guarda. Aperta. Bene. Che succede? Devo aprire altre cose? Ho deciso che ti darò una mano, perché del resto sono Fulgur Bramearis. Applauso.
Come ti ho già detto, sono il sorriso più bello della Gazzetta del Profeta, ben 3 volte vincitore del mago più seducente del settimanale delle streghe, 4 volte vincitore dello sguardo più magnetico. Sì, ma dillo che eri in gara da solo. Nonché il fisico più scolpito. Impossibile, cioè. Dell'intera Hogsmeade. Io ero il fisico più scolpito. Ho deciso che ti darò una mano. A cosa? Ti farò diventare un uomo. Dato che adesso sembri più Homer Simpson con dei problemi. Ti lancerò un incantesimo. Un incantesimo che ti farà scomparire tutto quello. Sei pronto? Vai, fammi scomparire. Dimagribus! 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 Mi sa che non posso fare miracoli. Vai a cagare, va. Vai, vai. Mangiati. Ho paura che neanche la magia può aiutarti. Non si può fare niente. Niente, niente si può fare. Ma del resto io rimango sempre Folgor Bravearis, 3 volte il sorriso più bello della Gazzetta del Profeta. Applauso! Bah, vabbè. Oh, comunque buona sta pizza, chissà che ci hanno messo dentro. Non è male, non è male. Oh, ops, questa sa un po' di cera. Carina però. Riesci a mangiare in silenzio? No, cioè, scusami. Parli sempre. Ho capito, ma cos'è una vita senza compagnia? Non parlare più, mangia. Metti la pizza in bocca, vieni qua. Qua. Ecco, così, mangia. Prego. Incredibile ragazzi, incredibile. Davidino ha mangiato la pizza, incredibile. Vabbè, pazzesco. No, guarda, siediti. Wow, incredibile. Ma cioè, ti sei seduto in modo perfetto. Una prestazione incredibile. Vabbè, cioè, non mi sembra così. Bevi. Sicuro? Vai, bevi. Spettacolare, signori. Un applauso a Davidino. Veramente. Come fai tu le cose normali, non le sa fare nessuno. Sei veramente un genio. No, vabbè. Incredibile. Ti reggi ancora in piedi. Bellissimo. Stupendo, no? No, vabbè. Ma senti, ma ce l'abbiamo qui dei fazzoletti, dei tovaglioli, sono tutto... Mi hai spalmato la pizza in faccia. Tieni. Ah, così, con i fogli a 4. Così, vedi a risparmiare sulle bollette alla fine. Ma questi sono fogli a 4, no a 3. Ok, questo mettiamo di là. Mi mangio la mia pizza. Senti, tu mangia, a me non va più... Bravissimo! Ha trovato Gianluca. Che è successo? Giallo. Sto bene? No, beh, chiedi pure, no? Fai pure come se fosse la tua. No, ci mancherebbe. Mascherala pure per me. Era un modo di dire, però, Giallo, ma tutto bene? Sto facendo la cacca? Sì, sta facendo la cacca, mi sa. Cos'è? Ma che c'ha? Ce l'ho! Il museo egizio. No. L'Escherichia coli.
Pazzesco. Ho capito. Ho capito qual è il suo problema. Oh! Lui però non ha capito il mio di problema. Oh. Ho capito come bisogna fare. Ci vuole la pozione magica. Pozione magica che potrebbe essere. Tagliela in testa quella. No, non in testa. Questo è buono. Questo è perfetto. Questo potrebbe servire. E poi. E questo qua. Qua non c'è niente. Ok. Allora. Ci vuoi mettere un uovo di drago? No, l'uovo di drago mangialo tu. Ma che stai? Ti salvo io, Gianluca. Vabbè, ragazzi. Se riesco ad aprire la bottiglia, però. Ma qual è il problema? Ecco che qua. Cosa ha fatto? Allora. Io non sto capendo niente. Allora, questo è per me. Tu invece hai bisogno di salvarti con questa pozione magica. Lui è stato incantato. Vedi? Con questo guarirai. Tieni. Cin cin. Vai, bevi. È tornato, visto? Avevo ragione. Giallo, ma che... Li conosco tutti sti problemi. Che è successo? No. Praticamente ho mangiato la pizza e nessuno mi poteva vedere, era bellissimo. Era invisibile. Non l'abbiamo visto più. Era scomparso. Praticamente non c'ero più e voi non ve ne siete neanche accorti. No. Sciocchi. Comunque buono là. Sì, bravo Giallo. Hai ragione, guarda, era proprio invisibile. lo so. Anche la mia mamma mi dice che sono il migliore in queste cose. Comunque invisibile è diverso da inguardabile, cioè sono due cose proprio diverse. Mia mamma mi dice che sono bellissimo. Oh, così abbiamo come... i clandestini sul balcone. Qua. Prendo il fucile. Vai, prendi il fucile, vai. E secondo me hanno mangiato la pizza come me, sono invisibili pure loro. Via, aspetta. Puff. Vai, spara ai piccioni. Ognuno a casa sua. Spara ai piccioni, vai. Ok. Non funziona questo. Infatti io dicevo, ma non c'era nessuno nella stanza, com'è che mi sono bagnato tutto? Ah, infatti, chi lo sa. È arrivata così dell'acqua come se piovesse da... Come se avessimo un problema al tetto, poi, capisci? Cioè, no. Sempre per le bollette del condominio, cavolo. No, tanto l'acqua non mi può beccare, sono invisibile. Non lo so, bussare, dire... Vabbè, infatti, ragazzi, qua ormai sta casa è il Colosseo, cioè... Sì, è divertente così. Le grondaie sono? Ah. Pure quelle? Oh. Ciao. Ah, ma c'è la pizza? Buona. No, ti fa diventare invisibile, non la mangiare. No, è buona. Aspetta, ragazzi, è partita pure lei. No? È partita pure lei, sentiamo. Oh, ma c'è la pizza! Ah, ma se ne è accorta adesso? Era invisibile pure la pizza, vedo. È buona sta pizza? Sì. Buona. Meno male. Un po' fredda. È casa loro questa? Perché me l'ha spalmata in faccia, sai, non è proprio... C'è un po' di bava mia lì sopra, dovrebbe essere più buona. È buona. Vero? Sai dove l'ho presa? Pizza e calzoni. Però la L non c'è. È andato in pensione. Ma sei sciocco, in pizza non c'è la L. Tutti lo so. Perché per quello che è buona. Molto buona. Buona? Meno male. Ne ordini altre due perché... Vai, chiamo Raul, va. Chiama Raul, vai. Raul. È buona sta pizza? Sì. Ti prego. Ma cosa sta facendo? Altre due pizze. C'ha sto problema, lui quando chiama la pizzeria si eccita. Ti prego. Però magari non sul frigorifero che poi lo devo toccare. No, ha detto che non può farmelo. Meno male che non lo poteva fare. Pensa se lo poteva fare. Hanno chiuso per sempre. Hanno preso come una molestia le mie ordinazioni. Posso prendere il dolce? No, fai come fosse a casa tua. Non so neanche chi sei. Non so. Ristorante. Tu ti hanno tolto la parola? Vuoi? No. Ah, certo. Sto mangiando. Facciamo a metà. Ok. È buona? Totti. Sì. La mia pizza io è buona? Io comunque, ragazzi, c'è qua... Stiamo sfiorando il limite del ridicolo, Basta. A me non serve nessun dolce. A casa vostra, cioè io mi siedo qua. A me nessun dolce serve, c'è già Raffaele. Tu continua a bere il latte, non si sa mai, diventi invisibile. E posso usare il bagno, per caso? No. Perché non sai dov'è, ecco perché. No, è che l'ho appena pulito, adesso devi usarlo al bagno. Però non è male come idea. Volete un pezzo? Non mi convince. No, guarda, troppo gentile. Costavano 5 euro. Per voi ora solo 3,90 euro. Lui lo vuole, lo prende lui, sì. Ma vai. È in sconto? Tutto in faccia. No, fai un morso e te ne do un altro. Però qui è un'offerta. Quanto che costa? 3,99 euro, ma solo se lo prendi adesso. No, se lo prendo domani quanto costa? Il doppio. 1,50 euro per ieri. 7 euro e qualcosa.
Lo prendo. Vai. Poi. Preso. Oh, preso una crosta di pizza. Lui la vuole. Offertissima. 2,90 euro. A me piace 2,90 euro. Approfittane. Vai, vai. No, 2,90. Tu a te piace la pizza? Io c'ho qua il bicchiere. E io c'ho il latte. No, tu c'hai il latte. Dalla lei che è buonissima. Dalla lei che è impazzita. Guarda. Pezzo di pizza? No, basta. Dai, va a sto punto. Oh, però 2 euro. Che è? Posamen. 2,90 euro. Chi? Posamen. Ah, Posamen. Però non capisco perché dice Posamen se è donna. Al limite è Posa Woman. Posa Girl. Ah, posa io ho pagato già 2,90 euro, se vuoi 1,50 euro per te. Ho fatto business. Aspetta, è magica, eh? Guarda. Vai, un'altra posa. Oh, basta! Oh, allora! Avete rotto le scatole! Perché? Tutti qua, tutti in mezzo alle scatole, noi che mangiamo la pizza, voi entrate. Oh! Adesso sapete cosa faccio? Cosa? Adesso faccio un incantesimo che vi fa sparire tutti, vi fa. Io l'ho già fatto. Vabbè, perché lo sapete chi sono io? Sono Fulgur Bramearis, 3 volte campione del sorriso più bello della Gazzetta del Profeta. Applauso. Ormai 4 volte. E io con il mio incantesimo potentissimo farò sparire tutti voi da questa casa. Ma magari. Ma ha compreso me? Scusa se l'ho chiesto. È indeciso. Vediamo se ci riesco. E sparizio! Niente, sono ancora qua io. Cos'è? Aspetta, ho sbagliato formula magica. Infatti. Fanculizio! Questo era bello, era più potente di quello di prima. Però non abbastanza potente perché non se ne sono andate. Ah, fa mocca! Sì, questo mi è piaciuto, mi è piaciuto. Tutti quanti, secondo forza. Te. Cosa hai detto? Ho detto affamocca. Allora ho capito bene. Vai. Tu. Vai no. Fuori. No. Cos'è, la lotta? È il mostro finale. Evaporazio. Eh? E se ne va pure. Un altro è fuori. Dai. Lei è la più Vabbè, difficile. Vado, ho capito. Vai. Ah, Fangu. Levitazio! A cagare. Levitazio! Levitazio! Oh, niente, bene, non ce la faccio. Oh. Non funziona. Luigi, no, ma lo sai perché è sono pesante io. Esatto, non mi puoi far levitare. È sotto i 130 questo. Mannaggia. Sistemiamo. Vabbè, fa tutto schifo qua, dai, su. Oh, comunque non male che se ne sono andate, cioè non ce la facevo più, cioè queste arrivano, entrano, fanno come vogliono. Cioè, possiamo mangiare una pizza in santa pace? Allora, intanto facciamo una cosa. Stai calmo, ti prego, stai calmo. Vieni qua. Rilassati, siediti qua, seduto. Stai calmo, tranquillo. Ti rilasso io, okay. Allora. Narda, aiuto. Stai calmo, rilassati. Stai calmo. Calmo! Oh, sono calmo! No, non stai calmo, rilassati. Oh, ok. Allora, adesso che sei rilassato e calmo. Stai calmo. Sono calmo. Calmo, calmissimo. Rimani fermo un attimo qua. Fermo un attimo. Rimani calmo. Calmissimo. Perché c'ha la grondaglia che la guarda? È un attimo rotta. Rimani calmo, ok? Calmissimo. Perché... Oh! Devi stare calmo, ok? Ora mangiati sta pizza. Piano piano. Mangiala tutta! Vai! E adesso bevi pure. Calmo, però calmo. Calmo. Calmissimo. Rimani calmo. La pizza è buona? Buttala via. No!
Stai calmo, stai calmo. No! 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 Ammazza, oh, sta pizza me la mangio pure io! Non funziona! No! Bene. Ti senti meglio? Molto meglio. Sei stato colpito dai raggi gamma anche tu? Ti sei trasformato in David Hulk? David Hulk? Davide? Devo dire una cosa. Di, vai. O spacco tutto. No, no. Oppure. Oppure? Spacco tutto? Spacca tutto, vai. Ah! No, 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 spaccare niente. Oddio, è finita ragazzi, grazie mille. Non mi sentivo così nudo da quando ho fatto Aladdin. Ha trovato una forza incredibile. Signori, è stato più facile di quanto... Facciamo un applauso anche agli altri personaggi di questa sera di Buona la Prima. Un applauso per Alice, Gianluca, Aurora e Ludovica, che dovrebbero apparire qui dalla porta. Eccoli qua. Venite, venite. Entravano sempre quando volevano. Oh. E poi un altro grande applauso alla nostra regia Federico, che ha gestito tutti i suggerimenti in coordinazione con il nostro direttore Carlo, che ha scritto la storia, l'autore di tutte queste follie che avete visto su questo palco. Se vi siete divertiti, signori, fatecelo sentire come sapete voi, con un bel applauso. Carlo, mi devi una maglietta. Un'altra. Bene ragazzi, allora, che dire? Vi lasciamo con i balli di gruppo, quindi togliamo le prime due file e si balla tutti insieme per un'altra mezz'ora. Via dal balcone, forza! Ci vediamo domani mattina in spiaggia alle 10. Grazie a tutti, buonanotte, ciao!